Bene, tre versioni, un'unica fonte. Questo è il dato. Dietro al Padre Nostro di Matteo, che è quello lungo, che cosa si nasconde? Noi diciamo, beh, Matteo ha solo delle aggiunte. Beh, non è proprio così. Quelle aggiunte scopriremo che sono necessarie per manifestare una mentalità, una concezione, una Weltanschauung della vita. Dietro al Padre nostro di Matteo, Dio esiste perché è sperimentato. Solo dopo l'esperienza di Dio nasce la risposta dell'uomo. La risposta dell'uomo è la preghiera ed è l'impegno morale. Ma nessuna preghiera per Matteo è cosa seria, come nessun impegno morale è cosa seria, se prima non c'è l'esperienza di Dio. Questo è uno dei capisaldi che soggiace al Padre nostro di Matteo e in parte anche di Luca. Di conseguenza, l'impegno morale ha nella preghiera il suo punto di partenza, ma anche il suo punto di arrivo. Tradotto. Nella vita, facciamo un esempio concreto. Le persone moleste sono tante. Qualche volta anche nei rapporti familiari. Qualche volta. Si chiamerà nuora, si chiamerà suocera, si chiamerà zia zitella, boh, chi lo sa. Il cristiano sa che sopportare pazientemente le persone moleste è una delle opere di misericordia spirituale, come pregare per i vivi e per i morti e come, per esempio, dar da mangiare agli affamati, quella è misericordia corporale. Guardate che per vivere queste cose non possiamo mica attingere la nostra spontaneità, perché la nostra spontaneità è mandare in Chillo paese. Questa è la nostra spontaneità. Per avere questa padronanza di sé, perché guardate che la preghiera a Dio non aggiunge proprio niente. Quando noi preghiamo, Dio non acquisisce niente che lui già non abbia. Quindi quando preghiamo facciamo del bene a noi. La radice di certi nostri comportamenti morali si trova nella preghiera. Questo sta dicendo Matteo. Ma anche i nostri comportamenti morali sono quelli che poi ci portano in questo momento di intimità con Dio, che non è un dono nostro a lui, ma è un fermarsi per ricevere il dono suo a noi. È una logica che a noi cristiani non viene spontaneo, perché in un'educazione non sempre chiarissima ci è stato detto: fai questo che è un fioretto per Dio. Poi i fioretti sono diventati mazzi e poi sono diventati girasoli, perché da adulti. Il figlio che tira briscolo, la paga che non arriva, il datore di lavoro che è fetente, altro che fioretti. E
E noi pensiamo ancora di dare qualche cosa a lui, non è così. Il cristianesimo è chiarissimo in questo. Quando avete fatto tutto il vostro dovere, dite... Non ditelo. Siamo servi che non danno niente a Dio che lui già non abbia. Perché inutile proprio no. Sarebbe una bugia storica. Capite che dentro a questa logica la preghiera assume allora un ruolo di motore, ma anche di contemplazione accogliente. Signore, non ce l'ho fatta. Dammi una mano. Concezione di Luca. Oltre a quello che abbiamo detto di Matteo, Luca fa delle aggiunte, pur avendo un Padre nostro più breve, ma la scelta di alcuni vocaboli, di alcuni tempi dei verbi, alcune sfumature dunque, Luca dice un'altra cosa. Fondamentalmente dice così: l'uomo, purtroppo o fortunatamente, Luca non si pronuncia, ha tante ricchezze dentro di sé e le sistema in una ideologia. Una persona accanto al primo uomo, un altro uomo, sistema gli stessi valori con un'altra ideologia. Tradotto in termini semplici, nell'uomo molto spesso la vita morale è frutto di una riflessione filosofica. Tu sposi un certo modo di pensare o sposi un altro modo di pensare, un altro modo di pensare. E Luca dice: questa è anarchia. Perché se tu pensi che la vita della persona è in mano all'uomo, allora della vita tu fai quello che vuoi. Ed è un modo di pensare. Ma se tu pensi che la vita l'uomo ce l'ha solo in amministrazione, tu hai un altro modo di pensare. Allora Luca dice: se noi cominciamo a far baruffa sui nostri modi di pensare, avremo una comunità di cristiani con gli occhi neri, perché ci prenderemo a cazzotti. E allora lui taglia la testa al toro dicendo: il cristiano non ha un sistema morale. Il cristiano ha solo un maestro da imitare, punto. Ed infatti quando Luca presenta l'insegnamento del Padre nostro, al capitolo 11 del suo Vangelo, dice che Gesù stava pregando, punto. Quando ha finito di pregare, i discepoli gli hanno detto: insegnaci a pregare. Ma lui è il modello. Questo è un altro dato che noi troviamo nel Vangelo di Luca rispetto al Vangelo di Matteo. Se noi diamo un'occhiata adesso velocemente alle varianti, noi abbiamo due tipi di varianti. Lasciamo perdere la didache perché non è che ci serva molto, ci serve di più l'attenzione in Matteo e in Luca. Dunque, noi scopriamo nel Vangelo di Matteo delle aggiunte che sono sempre parole del Gesù storico, solo che Gesù le ha dette in altre occasioni. Sia fatta la tua volontà, Gesù lo dice nel Getsemani. Però Matteo prende quell'espressione e la introduce nel Padre nostro. Luca no, perché Luca tenta di riprodurre in maniera più perfetta possibile quello che è la formulazione originaria del Maestro. In Matteo c'è molto ebraismo, perciò nella richiesta del pane c'è una dicitura che si avvicina all'esperienza della manna
durante l'esodo. Luca no. Luca è diverso. Ecco, tutte queste piccole varianti che noi troviamo nel testo hanno una loro spiegazione e noi cercheremo di capirle. La cosa che ci stupisce di più è che per il perdono dei peccati noi abbiamo due formulazioni diverse. Se voi tornate al Padre Nostro originario, andate alla linea 13 del testo greco. Linea 13 del testo greco. La prima letterina è un omega, la seconda è un sigma, os. Poi avete kai. Ma professore, l'accento è sulla i. Sì, ma è un dittongo, nei dittonghi l'accento si anticipa. Amici classicisti, potete spiegare benissimo voi questi fenomeni. Os kai, alla lettera, vuol dire come è. Nel greco ellenistico la congiunzione kai può servire anche da anche, come anche. Se voi guardate il testo parallelo di Luca, non avete os kai, ma avete kai gar, che tradotto alla lettera vuol dire è infatti. Ma se traducete è infatti, io vi caccio dall'esame. Perché siamo in greco ellenistico, non in greco classico. E nel greco ellenistico kai gar ha la stessa funzione di hina, affinché. Vi è chiaro? Quindi noi abbiamo in Matteo, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Bel pastrocchio. Chi di voi è capace di perdonare in maniera completa a chi ti ha fatto del male? Tentiamo. In Luca invece si dice no, tu perdona i nostri peccati affinché noi perdoniamo a ogni nostro debitore. È diverso. Sono concezioni diverse di perdono. È inutile. Invece poi arriva il biblista e vi dice no, 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 no. Buttate via questa idea, perché quando qui alla casa dello studente faremo il corso di aramaico, allora comprenderemo, e torniamo alla linea 127, comprenderemo che quella particella che trovate in aramaico alla linea 127, la parolina ebraica di, deve essere una dentale scivolosa, di, come se aveste TH o DHI, in aramaico è ambivalente. Significa questo e quello. Significa come e significa anche affinché. Per le nostre lingue è un assurdo. Noi diciamo, no, o è come o è affinché. Rassegnatevi. Chi parlava aramaico ragionava in maniera diversa da voi. E il vostro ragionamento non vale né più né meno del ragionamento che facevano gli aramei. Vi è chiaro? Quando noi scopriamo questo, allora ci accorgiamo, sì, che nella traduzione appaiono due fisionomie, una di tipo più ebraico, l'altra di tipo più greco,
Però dietro c'è una unificazione di queste due posizioni, perché nella lingua di origine c'è questa convergenza che nella lingua di arrivo è impossibile avere. Per questo ogni traduzione è un pressapoco. La didache, vediamo brevemente alcune piccole faccende di critica testuale greca. Lì troverete delle sigle. L, W, Q, una letterina ebraica, l'Aleph, poi un B. Chi fa critica testuale conosce benissimo queste sigle. Si tratta di capire se quella aggiunta che ha fatto la didachè è un'aggiunta vera e propria o appartiene all'origine del Padre nostro. Che poi Matteo e Luca hanno trascurato quando hanno scritto i loro Vangeli. Allora, il dato, diciamo così, testuale è il seguente. Noi troviamo questa dicitura, tu hai la potenza, la gloria, eccetera, solo e unicamente a partire dal VII secolo dopo Cristo. Lo troviamo nel cosiddetto codice di Freyr o Codex Freyrianus. W. Viene chiamato volgarmente anche codice di Washington, tanto per capirci. Lo troviamo lì. Lo troviamo anche nel Codex Regius dell'VIII secolo e nel codice Guelferbiabitanus, penso che per qualcuno sia la prima volta che lo sente. Conosciamo l'anno esatto perché l'amanuense si è rotto le orecchie. Quando l'ha finito e ha detto: l'ho finito qui, siamo nel 949. Di solito i codici vengono copiati da più amanuensi. Questo invece si è fatto un paio di orecchi giganti perché se l'è copiato tutto lui. E quindi alla fine ha tirato un sospiro di sollievo e ha scritto: qui l'ho finito. E quindi conosciamo la data esatta. Capite che sono codici molto tardi. Mentre invece nei codici più antichi, come il codice Aleph o codice sinaitico, che è della metà del IV secolo, 340 circa, non c'è. Nel codice B o codice Vaticano, che è di 10 anni dopo, verso il 350, non c'è. E quindi vuol dire che la Chiesa nascente dei padri non ha mai accettato questa aggiunta come originaria. Questo è il dato. Alla fine di tutto questo percorso che abbiamo fatto, e finisco subito, se no poi Luciano mi tira le orecchie. Voi avete queste cinque sicurezze, per modo di dire. La prima è che il Padre nostro originale si trova in Luca, le aggiunte di Matteo sono del Gesù storico, ma in altre circostanze, o sono delle aggiunte di tipo liturgico, teologico, sinagogale o di tipo stilistico. Seconda certezza. Il vocabolario di Matteo è quello originale, quello di Luca no. Terza. La ricostruzione che oggi gli studiosi fanno è molto vicina, ma non identica, al Padre nostro aramaico pregato nella comunità cristiana di Malulà. A Malulà hanno sempre parlato aramaico, fino ad oggi.
Ma voi sapete che la lingua, lungo la storia, si modifica, si arricchisce. Per cui dire che Malulà ha conservato il Padre Nostro originale è un azzardo. Certamente è una comunità che ha mantenuto il Padre Nostro vicinissimo all'originale. Comunque il Padre Nostro di Malulà e la ricostruzione scientifica sono abbastanza vicine, ma non identiche. Penultima cosa, tenete presente che tutto questo lavoro non tocca il problema dell'ispirazione. Qualcuno potrebbe dire addio, qua perdo la fede. No. Il Padre Nostro di Matteo è parola di Dio, il Padre Nostro di Luca è parola di Dio. Solo che voi dovete tenere presente che c'è una differenza fra la nostra concezione di ispirazione biblica e la concezione dell'ispirazione del Corano nel mondo musulmano. Per i nostri fratelli musulmani il Corano è dettatura di Dio all'uomo. E quindi ciò che noi leggiamo è direttamente parola di Dio nel Corano. Nel testo biblico invece è parola di Dio in parola umana. Spero che cogliate la differenza. Grazie, alla prossima volta.